buonasera. Eccoci qua. Buonasera a tutti amici. Io voglio subito farvi vedere chi è in compagnia con me questa sera. Eccoci qua, vediamo un pochettino se riusciamo a beccarlo. Eccolo qua. Franco, buonasera. Ciao Domenico, buonasera. Buonasera e grazie per essere questo mio start, questo mio avvio di diretta. Mi fa piacere. Quindi siamo qui assolutamente con grandissimo piacere. Ovviamente siamo una grossa comunità, come diceva pochi minuti fa il sindaco, quindi è giusto che ci sia questa grossa collaborazione, questa, cioè pure per stare insieme, no? per non lasciarci soli, è buona la nostra cosa. Assolutamente, bisogna fare questa scelta, e anche per rassicurare tutti quelli che sono chiusi a casa in questo periodo tremendo che stiamo attraversando. Tu stai facendo un lavoro incredibile, Fra, cioè io ti vedo, ormai sei più in ora tu, sei più in diretta tu che la luce, eh? Ahia, già qualcuno mi sfotte per la luce, perché a casa ho una luce normale, sono la luce della luce. No, io l'ho detto perché ho visto. A parte, se mi permetti, Domenico, volevo ringraziare tutti gli amici della redazione di Montediprocita.com, Diario della Quarantena, che stanno facendo un lavoro grandissimo. Io sono la punta dell'iceberg, ma veramente stanno facendo un lavoro bellissimo. No, sono veramente, siete veramente una cosa incredibile, perché uno attende, diciamo, questo vostro appuntamento con trepidazione, proprio perché è veramente un modo per sentirci aggiornati e presenti su tutto quello che succede nel territorio. Ormai siete diventati talmente grandi che state coprendo le isole, state coprendo benissimo fino a Pozzuoli, cioè una cosa stupenda, bellissima, e complimenti. La risposta sempre positiva. Ieri avevamo in trasmissione, su 5 sindaci di Flegrei ne avevamo 4. Cioè, immaginiamo che... E di questi 4 c'era anche il sindaco della città più grande, vale a dire Pozzuoli. E poi se ti rendi conto dici cavolo, però diciamo lo stiamo vivendo molto tranquillamente, e questa secondo me è la nostra forza. Io mi auguro che questa loro collaborazione, questa loro partecipazione ci sia anche dopo, quando ritorneremo a vivere normalmente, a pensare di poterci promuovere sul territorio come fonte di turismo, come tante altre cose, no? Questa grande collaborazione penso che sia la cosa fondamentale dopo. Noi andremo a bussare la porta, diremo siamo quelli che hanno dato quel servizio. Esatto, bravo. Senti Franco, tu... Però, vai. No, ti volevo dire una cosa, non per, come dire, fare questa staffetta di complimenti, però te l'ho detto già dalla prima puntata, la prima volta che mi hai chiamato, ho detto che invece ritengo fondamentale anche il tuo tipo di trasmissione, che deve alleggerire, diciamo, i toni, deve farci sorridere, deve trasmetterci un po' di serenità, deve trasmetterci un po' di tranquillità, e devo dire la verità, tu ci riesci in pieno, quindi complimenti. Adesso basta. Vabbè, senti, Franco, tu fino a pochi minuti fa eri in diretta con il sindaco, ci vuoi fare un piccolo punto di tutto quello che è successo oggi? Oggi abbiamo saputo che c'è stato il primo caso, diciamo, pure a Montediprocita, la cosa ci dispiace tantissimo, ovviamente, è inutile dirlo, però sappiamo che... Allora, la prima cosa positiva, tra virgolette, è che il sindaco ci ha rassicurato, il nostro concittadino sta bene, è un paziente asintomatico, quindi non soffre di particolari patologie, sta tranquillo, non è ospedalizzato, ma sta a casa e sta affrontando tranquillamente da solo questo essere positivo. L'altra cosa che ci ha detto il sindaco, diciamo la verità Domenico, già ieri sera il sindaco non aveva negato la presenza di un positivo a Montediprocita, aveva detto giustamente, in quanto istituzione sindaco io sto aspettando l'ufficialità della notizia, altrimenti non posso stare qui a dire una cosa che magari, diciamo, non compete nemmeno a me comunicare, quindi diciamo stava aspettando questa cosa che a quanto ho capito ha avuto l'ufficialità nel primissimo pomeriggio, ed è andato poi in diretta Facebook per comunicare purtroppo questa notizia. Altra notizia che ci ha dato è che ci sono diversi tamponi effettuati, ovviamente diciamo si è cercato di ricostruire tutto il link, di tutte le connessioni diciamo di questo paziente, quindi i familiari hanno già effettuato il tampone, altri hanno già effettuato il tampone, e ovviamente bisognerà aspettare anche poi il riscontro di questi nuovi esami. Ed è una cosa molto buona. Senti Franco,
di novità importanti, quindi c'era solo questa che era fondamentale. E niente, io adesso tra pochi minuti sarò in diretta con Daniela Di Meo, sì, che è una psicologa, perché credo che in questo momento ci sia bisogno del loro aiuto, del loro supporto. Assolutamente, guarda, assolutamente. Qua ormai si fa di tutto di più, non si sa più cosa combinare per far passare il tempo, e allora credo che loro debbano un attimino inquadrarci e dirci dove arrivare con i nostri limiti. Ma guarda, veramente, cioè, ci sono diverse persone che mi dicono che purtroppo per la preoccupazione non dormono più bene la notte. Non è uno scherzo, è davvero, diciamo, la preoccupazione che ti prende, anche perché poi ognuno di noi magari ha, diciamo, un genitore oppure un parente oppure un amico che già ha qualche problemino di suo, e quindi, diciamo, tu senti tutta la responsabilità di portare, diciamo, qualche cosa di assolutamente negativo. Certo. E questa paura, diciamo, ti fa perdere la tranquillità. Certo, no, è impossibile. Abbiamo cambiato i ritmi di tutto, cioè, nel senso, ci svegliamo in nottata, ci addormentiamo, esatto. Cioè, veramente, per me che non lavoro, tu, diciamo che cerchi di condurre una vita quasi normale, perché comunque devi ovviamente dare la tua disponibilità per l'attività che fai, mentre a me che sto a casa gli orari sono cambiati totalmente, cioè non si mangia come prima, un casino, cioè veramente, ma vabbè. Guarda, Domenico, per esempio, noi domani abbiamo il pediatra famosissimo Corretto, certo, di progetto, certo. E giustamente uno dei temi che si stava affrontando proprio per, diciamo, i bambini è anche la mancanza di prendere il sole. Certo. Guardate che è una cosa importantissima per un bambino. C'è tutto il discorso della vitamina D che è fondamentale nella crescita del bambino. Tutte queste cose, diciamo, tutta questa quotidianità che si sta, come dire, ormai è completamente sotto sopra. Purtroppo, secondo me, i segni li porteremo appresso per sicuramente. Speriamo bene, li speriamo per i più giovani e pure per i più anziani, perché infatti ti dico la verità, ieri ho visto mio padre che ha iniziato a fare una diretta ieri sera, e mi fa piacere che persone che comunque stanno fermi in casa provano a fare altre cose, altrimenti. Vabbè, però voglio dire, io, diciamo, uso pochi social, però mi dicono i trend. E tuo padre già da acqua morta era uno delle superstar. Vabbè, sì, era un punto di riferimento per i suoi coetanei, dai. Senti, Franco. Insieme al mitico dottor Mancino, che salutiamo se ci sta ascoltando. Sì, no, ma sono tanti gli amici che ci salutano, eh? C'è Paolo Andrea, c'è Antonio Capuano, sempre presente, Annalisa Bilieci, Simona, sono tanti gli amici che ti salutano e salutano me, c'è Gemma, vabbè, sono tantissimi, vai. Senti, Franco, io ti ringrazio perché veramente mi hai dato il là per iniziare questo pomeriggio, e ci sentiamo quando vuoi, e mi fa sempre piacere vederti e sentirti. Grazie a voi. Grazie. Buonasera a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Grazie, Franco. Ciao. Ecco qua, Franco Scotto. C'è molto eco, vediamo un attimino dov'è il problema. Ok, molto eco, togliamo l'eco. Un attimino. Ok, vediamo un attimino. Allora, stiamo chiamando. Ecco qua, l'amica Daniela. Mettiamo a via voce. Sono squilla. Pronto, Daniela Di Meo, buonasera. Pronto. Mi senti, Daniela? Buonasera. Sì, aspetta, mi metto in una posizione dove ti sento meglio. Ecco, ti sento bene. Io ti sento benissimo, a me va benissimo. Io ti presento un attimo, bene. Sono in diretta con Daniela Di Meo, psicologa e una persona al quale penso che abbiamo un pochettino bisogno tutti, non solo di te come Daniela, ma della tua categoria, diciamo. Io ti ho chiamato per chiederti proprio aiuto questa sera. Ok. Senti, Daniela, dimmi cosa. Tutto tu, cosa della tua giornata. Dimmi un pochettino, parliamo di noi. Dai, prima. Aspetta che non ho sentito la domanda. Allora, mi senti? Pronto, mi senti? Sì, ora sì.
Dicevo, innanzitutto iniziamo col dire come stai svolgendo tu la tua giornata, quotidianamente come passi il tempo, oltre ad avere impegni di lavoro. È cambiato qualcosa nel tuo ritmo di vita, sia tutto come prima? Sì, in realtà voglio risponderti a questa domanda dicendoti che noi professionisti della relazione d'aiuto spesso si pensa che siamo preparati ad una serie di cose, ma in realtà anche noi stiamo vivendo un momento completamente nuovo e molto delicato. Come passo la mia giornata? Sicuramente inizialmente è stato difficile riorganizzare tutto, perché ovviamente tutto è accaduto in modo molto repentino, e quindi le emozioni sono state contrastanti e sono state forti. E poi ho riorganizzato un po' tutto, e io ho anche una famiglia, ho due bambini e quindi mi dedico a loro, e in più ho attivato un servizio di uno sportello gratuito psicologico e pedagogico ed educativo sia per il comune di Bacoli che per il comune di Monteriprosta, e quindi capita spesso che mi dedico a questa iniziativa. Questa è una cosa molto bella, tu parlavi proprio solo per quanto riguarda i bambini, i più giovani, che in questo momento hanno bisogno di una assistenza da parte di una persona che sia una professionista del settore, no? Perché sono dei vittime per questi bambini. Sì, diciamo che la ricaduta dal punto di vista psicologico ed educativo è importante, è stata una ricaduta importante. Diceva il mio maestro, che non c'è più, e uno dei miei maestri a cui sono veramente molto legata, diceva che i genitori che danno un senso alla loro vita insegnano ai figli ad avere cura dell'anima. Il che cosa vuol dire in realtà? Che quello che io dico a tutti i genitori quando per esempio mi chiamano e mi dicono mio figlio per esempio sta vivendo questo, sta vivendo quell'altro, è sicuramente partire anche da se stessi, perché io dico sempre la felicità non si insegna ma si respira, per cui se il genitore sta bene con se stesso e trova la sua dimensione anche in questo momento così delicato, il figlio più facilmente riuscirà insomma a trovare il suo posto. Certo. Questo è importante. E quindi nello specifico per quanto riguarda i bambini, per esempio, quello che consiglio sempre è fare molta attenzione ai tempi e agli spazi, cioè organizzare i tempi e gli spazi. A volte qualcuno dice ma io ho una casa troppo piccola e mio figlio soffre, sicuramente, perché in questo momento veramente siamo messi a dura prova, però è importante che per esempio un bambino nell'arco della giornata possa sapere che quel momento è dedicato a quello spazio, che tutti gli spazi della casa possano essere per esempio vissuti, che ci possa essere un angoletto, un angolino, anche se piccolo, della casa dove il bambino può sperimentarsi, soprattutto se piccolo, attraverso il gioco. Perché durante questa fase i bambini, in questo momento, i bambini portano fuori quello che stanno vivendo soprattutto attraverso il gioco, e lo trasformano, e quindi riescono in qualche modo anche ad adattarsi, anche perché guarda che i bambini hanno una capacità di adattamento superiore a quella dell'adulto, quindi in realtà forse quelli che stiamo soffrendo siamo più noi. Sicuramente, e tu proprio a noi, parlando di me, cosa mi consigli di fare per cercare di restare in equilibrio con la mia famiglia? Guarda Domenico, questa è una bella domanda, perché ti dico che ritornando a quello che ti dicevo prima, che io mi sto sperimentando in un nuovo equilibrio, anche io come professionista, no? E sicuramente questo momento ci porta ad accendere i riflettori su noi stessi, e quindi sicuramente non fuggire da noi stessi. Perché per esempio le persone che mi contattano spesso parlano di situazioni magari vecchie che stanno riemergendo ora, perché come tutte le cose, di solito noi quando lavoriamo siamo presi dalle cose della vita quotidiana, fuggiamo, a volte li utilizziamo anche come fuga da noi stessi. Come possiamo vivere questo momento? Non c'è un momento, un modo giusto o sbagliato, è viverlo, viversi il qui ed ora, quello che accade quotidianamente, e cercando anche una maggiore flessibilità, perché quello che chiediamo, quello che credo sia una risposta sana in questo momento, è la capacità di essere flessibili.
Perché quello che ci fa soffrire di più, soprattutto lì dove ci sono dei caratteri molto rigidi, è il fatto di non poter avere nulla sotto controllo e di percepire la limitatezza dell'essere umano, no? Il fatto che noi siamo limitati e insomma non possiamo avere nulla sotto controllo, non sappiamo domani cosa accadrà. Questo fa soffrire molto. Certo, io nel mio piccolo credo che in qualsiasi evenienza, in qualsiasi caso, non bisogna mai aver paura di chiedere aiuto. Cioè, sì, non possiamo essere deboli perché si chiede aiuto, ma anzi, credo che sia un momento di forza, conoscere che si è in difficoltà e quindi chiedere aiuto, che sia la propria famiglia, che sia la persona vicina, sì, agli altri, però parlarne e non chiudersi in sé, capito? No. Sì, sì. Guarda, io credo che questo momento di crisi sia anche un'opportunità, l'ho detto anche in un video che gira, proprio perché è l'opportunità per riflettere sui i temi dell'esistenza, no? Ma io sto facendo veramente quello che mi piace? Sto vivendo la mia vita o sto vivendo la vita di qualcun altro? Sto facendo le cose che per cui accolgo i miei bisogni o sto ancora facendo quello che mi ha detto mamma e papà, per esempio? Cioè, voglio dire, queste sono riflessioni importanti che ci allontanano dalle cose di tutti i giorni, perché poi presi dalle cose che noi facciamo quotidianamente, non ci prendiamo un tempo per riflettere veramente, perché alla fine la vita è una, noi ci dimentichiamo di questo. Certo. È un no. E quindi, dimmi. Prego, 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 continua, continua. No, dicevo... Quindi soffermarsi e anche capire, per quanto riguarda i bambini, il proprio progetto educativo. Cioè, voltarmi e dire a mio marito o a mia moglie, ma siamo, com'è, qual è il nostro progetto educativo? Lo vogliamo cambiare? Stiamo in qualche modo accogliendo i bisogni del bambino? Cioè, voglio dire, presi da tante cose, veramente noi ci dimentichiamo le cose importanti. E quindi soffermarsi anche sull'agire educativo, perché no? E modificare delle cose, avere l'umiltà, come tu dicevi, non aver paura di far venire fuori la richiesta di aiuto. Questa è la difficoltà. Di solito la persona, quando chiama ad uno psicologo, già è a metà del suo cammino. Perché quando una persona chiama e sceglie di affidarsi, in realtà ha già fatto un'operazione interna che gli ha consentito di dire ok, mi posso affidare ad un altro, e quindi sta ad un livello di consapevolezza anche diverso. Ovviamente noi perché... Mentre proprio lì la difficoltà. Certo, perché noi dobbiamo pure pensare che viviamo in un contesto in cui pensare di chiamare sì. una persona, un psicologo oppure qualche altro aiuto sì. Sembra quasi brutto da dire, io ho bisogno di aiuto, capito? Cioè viviamo almeno certo. da quella generazione che quando ero piccolo, portando gli occhiali, io ero quattro certo. occhi, capito? Quindi il discorso è questo sì. qua, giusto? Sì, sì, sì. Domenico, io prima di. Cioè io ho scelto di diventare psicologa prima per curare me stessa e le mie ferite familiari, per cui ho fatto tanti e tanti anni di terapia e continuo a fare anni di terapia perché noi abbiamo la terapia obbligatoria, ma veramente lo dico partendo da me, noi psicologi non è che abbiamo la bacchetta magica, ma l'unica cosa che abbiamo e forse ecco l'unica forza che abbiamo in questo momento è la tanta terapia e quindi diciamo come ti devo dire il lavoro continuo, siamo abituati a stare in contatto con noi stessi, quindi siamo abituati a dire ah sono arrabbiato e allora cosa faccio? Glielo dico oppure magari me lo tengo, ah sono triste, cosa faccio? Allora piango, però siamo abituati a contattare questo, no. Quindi forse questa è una cosa che ci aiuta di più, per questo se ci sono delle persone in difficoltà è importante che chiamino, sì, proprio quello che hai detto tu. Per chiamare in questo caso proprio te, come, cosa devono fare? Dove possono trovare i riferimenti per contattarti? Sì, vabbè, possono andare sulla mia pagina. Vai, vai. Allora, in realtà è molto semplice, forse è proprio questo l'obiettivo, partire proprio dalla semplicità in modo tale che la persona non si spaventi e si senta motivata. Sicuramente mi possono sia contattare sul mio numero, così come ci stiamo sentendo io e te in questo momento, e anche sulla mia pagina Facebook. Che è Daniela Di Meo. Il mio ricapito. Oasi Bianca. Oasi Bianca. Sì, Centro di Psicologia e di Pedagogia. Ho dopo sì, perché tutto sotto la pagina della diretta, quindi chi vuole può andare. Va bene. Anzi, io invito veramente le persone, io sono mi metto al servizio, così come ho detto, per il comune di Bacoli, per il comune di Monte di Procida, ma anche se ci fossero altre persone, sono disponibile.
Senti, Dani, gli argomenti da poter trattare sono tantissimi. Sono tantissimi, sì. Abbiamo dato una piccola infarinatura, un piccolo cenno di quello che può essere il tuo aiuto. Io, prima di lasciarti, la cosa che chiedo a tutti è quella di sapere cosa farai non appena tutto finirà. La prima cosa che farai quale sarà? Ah, che bella domanda questa che mi stai facendo. Che cosa farò? Sicuramente, guarda, diciamo, questo tempo lo sto impiegando molto per riflettere su cosa voglio dare al territorio di Bacoli, al nostro territorio Bacoli Monte di Procida, con la mia associazione Oasi Bianca. Veramente credo che farò. Io sento una forte spinta proprio ad aiutare l'altro, ma credo che mi venga dalla mia storia. Per cui sicuramente cosa farò è organizzare delle iniziative aperte al territorio, sicuramente, perché credo anche che tutto questo ci aiuterà comunque ad aprirci di più. Cioè io voglio guardare anche il lato positivo. Bene. E quindi sì, voglio vederla in positivo. Ottimo. Daniele, io stavolta ti ho avuto in diretta, diciamo, audio, spero di averti quanto prima in diretta anche video, perché poterti vedere in diretta è sicuramente un torto meglio. Nel frattempo, vabbè, mi vuoi vedere, mi devo far vedere, giusto? Mi sembra di parlare da solo, capito? Allora è più bello di hai ragione, hai ragionissimo, sì, è vero. Comunque ti ringrazio perché sei stata disponibilissima, gentile. Ma anche io ti ringrazio tantissimo, guarda, veramente tanto, e ringrazio tutte le persone che sono in ascolto, perché veramente per me è stato un piacerone. E va bene, allora grazie, buona serata, un saluto a te e tutta la tua famiglia e spero di poterti vedere quanto prima. Va bene, allora grazie ancora a te, ciao a tutti quanti e grazie a tutti che sono stati in ascolto e allora a presto, dai, andiamoci questo a presto. Perfetto. Va bene? Grazie Daniela. Ciao, grazie, ciao. Grazie, un bacione, ciao. Grazie. Allora, abbiamo fatto una piccola seduta anche noi. Abbiamo fatto una piccola seduta, adesso proviamo a chiamare. Vedi che c'è un po' di eco. Ora sto provando a capire dov'è l'eco, perché non riesco a capire. Però vediamo un pochettino dov'è il problema. Allora, stiamo chiamando. Pronto, Mario, buonasera. Ciao carissimo, buonasera. Buonasera a te, io provo a posizionarti nella mia webcam con un po' di difficoltà, ma ci proverò. Ok, buonasera, siamo in diretta con amico Mario Cutolo, per farmi capire in modo molto elementare e molto, molto paesano, diciamo, Mario Cutolo playoff, va bene? Va benissimo. Va bene, poi possiamo dire, ovviamente Mario Cutolo è molto impegnato anche in politica, fa parte del consiglio comunale di Pozzuoli, giusto? Assolutamente sì, giusto. E quindi mi ricordavo anche questo. Mario, io ti ho chiamato perché essendo tu in prima linea con le tue molteplici attività, penso che sia un momento molto, ma molto difficile questo, no? Per chi ha partite IVA, per chi ha dipendenti, per chi ha delle responsabilità belle grosse, no? Ferme, quindi per tutte le attività produttive veramente una clausura obbligata, gli imprenditori sono assolutamente in affanno, ma soprattutto sono in attesa di qualche risposta da parte del governo. Ovviamente ogni imprenditore ha collaboratori, quindi contratti di lavoro subordinati, si parla di cassa integrazione, ma in realtà se ne parla ancora, si parla di questi bonus per le partite IVA, ma se ne parla ancora, cioè il governo. E non voglio fare una disquisizione nel, diciamo, nel merito partitico di maggioranza e opposizione, parlo dello Stato in questo caso, dovrebbe essere un po' più, dovrebbe comunicarci qualcosa in più e non dire solo di rimanere a casa, perché è vero che viene prima la salute, ma quando passerà, perché questo maledetto virus passerà, poi ci troveremo ad affrontare la dura realtà, che è quella, diciamo, del virus economico, che viene un attimino dopo quello della salute. Sicuramente. E
Io pochi minuti fa, prima di andare in diretta con te, ho al telefono con una psicologa, perché credo che in questo momento il virus c'è, il problema c'è, però ovviamente ci sono tanti altri problemi concatenati a questa situazione, no? Avremo problemi di partita IVA, problemi economici che sono i primi, e quindi tutto questo scaturisce anche sulla nostra psiche, no? Cioè, credo che tu nel tuo piccolo abbia cambiato un po' le abitudini di quello che facevi prima e quello che fai ora. Diciamo, la cosa positiva è che mi sto godendo i figli, che è una cosa che prima non facevo, ahimè, e credo che le mie abitudini cambieranno dopo questa pandemia, perché sicuramente in questo momento di riflessione obbligata si pensa un po' più alle cose che servono veramente nella vita di tutti i giorni, quando invece noi affannati a rincorrere sempre il lavoro, gli obiettivi, le ambizioni, eccetera, perdiamo un po' di vista quali sono poi gli affetti più cari e i valori più importanti e determinanti nella vita di una persona. Quindi credo che usciremo tutti cambiati da questa cosa. Una cosa che però volevo dirti, per rimanere in tema economico, perché tra le attività che gestiamo come gruppo di famiglia abbiamo anche una palestra, una piscina, quindi un centro sportivo, e credo che siano tra le imprese siano le più danneggiate. Consideriamo che non stiamo incassando questo tipo di attività produttive, non stanno incassando da fine febbraio. Normalmente nell'immaginario collettivo una palestra, un corso di nuoto, una piscina, un corso di fitness a fine maggio chiude i battenti per riaprire a settembre, perché poi d'estate chiaramente nessuno si chiude in palestra o va a fare un corso di attività sportiva, generalmente è dopo ripartire a metà settembre. Quindi immaginiamo che da fine febbraio queste persone, non parlo solo dei titolari, parlo anche dei collaboratori sportivi che al momento non vengono proprio menzionati, che non hanno un contratto di lavoro subordinato, hanno un contratto di collaborazione sportiva, quindi non fanno parte di nessuna cassa previdenziale, non hanno sicuramente un paracadute economico, e lo Stato in questo non si pronuncia, e il CONI non si pronuncia, che è la cosa più grave. Quindi questi dovranno cominciare ad incassare il primo euro da settembre, qualora settembre possa essere una data nella quale le attività come queste, che vedono un importante assembramento, e credo saranno le ultime poi ad aprire tra le attività produttive, perché chiaramente non si riaprirà dalla sera alla mattina, ma ci sarà chiaramente in maniera graduale una riapertura rispetto alle attività produttive che creano meno assembramento, piuttosto che quelle come una palestra. Ovviamente tu non puoi regolare il metro di distanza, è inimmaginabile, una cosa del genere è impensabile. Quindi queste aziende, queste persone rimarranno inoccupate per circa 7-8 mesi. E non è umano, diciamo, non è possibile che nessuno, siccome ci sono centinaia di migliaia di palestre, centinaia di migliaia di attività sul territorio nazionale e centinaia di migliaia di persone, nessuno ne parla, questo è grave. Io in questi giorni provo ogni pomeriggio a contattare, diciamo, le varie ragazze, varie persone che hanno questi piccoli centri sportivi, no? Le piccole palestre che sono, diciamo, un po' vicino casa. Giusto, e ad ognuno faccio i miei complimenti, perché si stanno adoperando nel fare questi corsi da casa, ovviamente ma senza percepire nulla sicuramente, però per non perdere il contatto con i propri clienti, con i propri amici, perché altrimenti dopo riprendere è ancora più difficile. Quindi questa è una cosa che capisco benissimo. Però parlando di sport, e capisco il problema che è veramente grosso, ti vedo non arrabbiato, però ti vedo ovviamente in prima linea nel capire realmente che c'è qualcosa in questo momento che non sta andando bene politicamente, perché noi dobbiamo dipendere da una regione, la regione dal governo, il governo poi deve vedere se l'Europa vuole. Quindi è un qualcosa di veramente tanto elaborato, giusto? Troppa burocrazia, troppo un giro e giro, e alla fine chi ne paga le pene siamo sempre noi che siamo gli ultimi, giusto? Assolutamente corretto. Cioè, noi abbiamo veramente un sistema verticistico che è troppo farraginoso, anche perché ogni leader vuole essere, diciamo, vuole intestarsi la battaglia e vuole diciamo mettersi la medaglia. Nessuno pensa veramente al bene comune. Il bene comune è sempre più un modo di dire, non è quasi percepito come modo di fare. Io credo, la mia idea sulla comunità europea, insomma, non voglio parlarti di questo perché tu sai come la penso. Io sono diciamo per la sovranità sia monetaria che politica. Noi non lo siamo, non siamo padroni di niente,
siamo anche sgraditi dall'Europa per occupare un territorio così bello che ci invidiano tutti e che ci vogliono sottrarre. Ci hanno spacchettato, ci hanno smembrato, ci hanno ridotto a pezzi, ci hanno svenduto, ci hanno ricomprato a poco prezzo e ora stanno decidendo che fine far fare all'Italia. L'Italia non farà sicuramente la fine della Grecia, perché è un paese troppo importante per l'economia europea, è un paese molto interessante e finché non avranno comprato fino all'ultima azienda, in realtà noi siamo ancora un soggetto interessante. Questa è la cosa drammatica che i nostri diciamo governanti dovrebbero fare, ma siccome solo la maggior parte ha il soldo, sto dicendo una cosa forte ma la penso veramente, di poteri forti e la politica non conta niente rispetto alla politica economica, noi dobbiamo vedere l'andamento economico come andrà per sapere che fine faremo. Quindi scelte politiche strategiche non ne possiamo fare perché non siamo abilitati a farlo. Per quanto riguarda la regione Campania, io credo che De Luca stia facendo un buon lavoro, nonostante non condivida il metodo, ma assolutamente condivido il merito. Vabbè, siamo sempre in campagna elettorale, purtroppo chi è politico lo fa anche inconsciamente. Noi eravamo agli sgoccioli per le regionali che credo vengano recuperate, saranno recuperate a ottobre, quindi un po' di campagna elettorale i politici la fanno senza veramente pensarci, anche senza malizia, è un fatto naturale per chi fa politica. Però qua stiamo parlando di morti, stiamo parlando di un virus che è veramente incontrollabile, il virus forse più democratico che sia mai esistito, almeno da quando io sono nato, ma non si può nascondersi dietro a questo virus senza vedere cosa succederà domani, perché domani arriverà e sarà prima di quanto noi pensiamo e sarà dura, tante saracinesche non alzeranno più, non apriranno più, tante partite IVA non lavoreranno più, tante persone che hanno investito, piccoli imprenditori, giovani che hanno investito le loro risorse, si vedono comunque, non hanno una certezza da parte di chi ci governa o chi ci dovrebbe governare, quindi in realtà stiamo un po' tutti quanti impazzendo. Fondamentalmente, chiudi il ragionamento, stanno facendo bene ad ogni settimana a rimandare di una settimana, perché se avessero detto l'8 marzo rivedrete la luce il 1 giugno, forse ci sarebbe stata una rivolta. Quindi io credo che dopo Pasqua arriveremo ancora chiusi in casa e che a maggio forse saremo ancora in casa. Certamente condivido in pieno molte delle tue cose e la chiudiamo subito perché la parentesi è grandissima. Io quando ho visto tutti questi aiuti che arrivano dal resto del mondo, tutte queste persone che sbarcano per aiutarci, come io da commerciante ho sempre molta diffidenza. Ringrazio tutti quelli che ci stanno aiutando, tutti i paesi che vengono, però credo che alla base ci sia sempre un secondo fine che poi li porti ad acquistare alcune aziende che sono qui in Italia a pochi spiccioli. Lasciamo stare, perché quella cosa altrimenti durerebbe 2-3 settimane di dialogo. Dovremmo veramente iniziare a comprare solo italiano, però noi non sappiamo ora cosa è ancora italiano, questo è il problema. Finché non sono proprio tutto, diciamo. Senti, Mario, tu sei un uomo di sport, perché comunque ti piace pure tanto lo sport, sei tifoso del Napoli, giusto? Assolutamente. Okay. E sei molto vicino pure a vari calciatori del Napoli. A uno in particolare. Arek, giusto? Sì. Guarda, c'è una scuola di pensiero su Arek. C'è chi lo vede un grande campione e chi lo considera un ragazzo come tanti altri, perché ovviamente c'è chi piace il giocatore di movimento che può essere in Mertens e chi piace il giocatore d'aria come Milik che gioca e, sai, cioè sono due, questa è una confusione che si fa per tutti quelli che tifano. Io credo che sia comunque un grande Milik, mio figlio è un fan proprio, cioè non gli toccare Milik, quindi per me è tra i migliori attaccanti che abbiamo sicuramente in Serie A. Tu cosa ne pensi? Oltre ad essere un amico, dico, come la vedi tu? Vabbè, in realtà è un grande amico, al di là dell'amico, quindi non voglio essere di parte, ma purtroppo di fatto credo lo sono, io credo che sia un ottimo attaccante, non ci dimentichiamo che in un paio d'anni lui ha avuto lo stesso problema sia al ginocchio destro che al ginocchio sinistro, e per un ragazzo di 26 anni, oggi fa 26 anni,
a 24 anni, 23-24 anni, avere questo problema nel momento più importante, nel momento topico di una carriera sportiva, a questi livelli, io credo che come si è ripreso lui è difficile vederne altri. E quindi questo già vuol dire tanto, vuol dire che il ragazzo, insomma, è un professionista serio, e questo lo posso sottoscrivere e garantire. E io credo che sia un grandissimo attaccante, anche perché non si spiegherebbero le richieste di grandissimi club europei. Cioè, lui ha avuto richieste importanti. Ora non faccio il suo procuratore e non mi sbilancio, anche se so le cose, però ha avuto richieste da club molto importanti. Io non capisco di calcio, sono un tifoso, però se squadre che sono prime, nelle prime tre posizioni della Premier o in Spagna o in Germania fanno la richiesta e cercano di acquistare un giocatore del genere, vuol dire che questi che capiscono di calcio, questi signori del calcio, insomma, qualcosa ci vedono in lui. L'unica cosa, e chiudo su Arek, che noto quando vedo tutte ovviamente le partite del Napoli, è che siccome lui non è un attaccante che va incontro alla palla e che si va a cercare il pallone, non viene secondo me servito a dovere. Soprattutto ho notato, non voglio fare una polemica, quando gioca con Insigne, cioè la palla non gli arriva quasi mai. E per me questo, diciamo, già vuol dire tanto. Io penso che nel calcio inglese Arek possa fare tanti tanti gol. Ma tu pensi che la società crede in Milik? Cioè, credo, pure Milik è già un pezzo mercato, come dicono tutti. Ma col calcio, nel calcio di oggi, io credo che siano tutti sempre sul mercato. Il modus operandi De Laurentiis è chiaro sin dall'inizio: lui è un imprenditore, fa business con il calcio, non è un tifoso, non è Ferlaino, non è Moratti, per intenderci. Di presidenti romantici ormai non ne abbiamo più. Forse è anche giusto così, perché devono pensare, insomma, al business. Io credo che Arek sia la volontà della società è quella di blindarlo, però la società, quando pensa a blindare un attaccante mettendogli, diciamo, una clausola molto molto alta, in realtà lo ingessano e lo rendono di fatto fuori mercato. Quindi io credo che i grandi giocatori con questa mentalità, non dico con questo presidente, ma con questa mentalità di questo presidente, difficilmente possano venire a Napoli. Dalla questione degli sponsor, che non possono assolutamente avere, fino ai contratti capestro, diciamo, dei libroni così da firmare, con contratti allucinanti, con vincoli e clausole pazzesche che questi giocatori sono costretti a subire. Diciamo, Cristiano Ronaldo non potrebbe venire con questa mentalità sportiva a Napoli, senza parlare poi del campo di allenamento che è fatiscente, della struttura societaria che non è una struttura, non voglio citare la Juve perché calcisticamente la detesto, ma non è una, diciamo, una società che pensa in grande, una società che non ha il vivaio, che gioca in Serie A, per me non può esistere oggi nel calcio che conta. Perfetto, giustissimo. Senti, io prima di lasciarti, perché poi mi dispiace averti così tanto tempo occupato, conto poi comunque di avere qualche piccola sorpresa nei prossimi collegamenti, quando riusciremo a ricollegarci, qualche piccola sorpresa da parte tua, e non voglio dirti cosa, voglio chiederti quale sarà la cosa che farai non appena tutto sarà finito, la prima cosa che farai quale sarà? Dopo aver abbracciato mia madre, credo che la prima cosa che farò una mega riunione, cena con tutti i miei collaboratori, e ci prenderemo una giornata tutti quanti insieme di vacanza. Nel primo giorno di lavoro faremo una giornata di vacanza. Bellissimo, bellissimo lavoro. E ci abbracceremo, spero di abbracciarli tutti perché mi mancano veramente. Ci credo. Senti Mario, io ti ringrazio. E spero di sentirti quanto prima, perché sei una persona veramente molto molto piacevole. Non so, non hai bisogno dei miei complimenti, però mi ha fatto piacere parlare con te questi pochi minuti. Domenico, chiamami quando vuoi, grazie. Grazie, buona serata e forza Napoli. Sempre forza Napoli. Ciao. Grazie a Mario Cutolo, grazie. Mamma. Voglio provare a chiamare, intanto sono tanti gli amici che mi hanno continuato a scrivere, Salvatore Speranza, buonasera, Luigi Capuano, buonasera, Gemma, Daniela Loi, Antonio, sempre là, ma tanti, grande Paolo, grazie, bravo, grazie Daniela, sì, ok, perfetto, tutto a posto. Voglio provare adesso a chiamare un amico che non vedo da un po' di tempo perché vive negli Stati Uniti,
vediamo un po' se riesco a beccarlo, così sentiamo un pochettino lì come stanno vivendo loro il tutto, perché lì sta salendo ovviamente adesso la paura e il panico di quello che abbiamo vissuto noi qualche settimana fa. Non riesco a capire, non mi funziona, se funziona bene. Vediamo un attimino. Riproviamo. Stiamo provando a collegarci con Marco Serpico, mio amico d'infanzia. Marco! Non riesco a chiamarti, Marco! Ragazzi, allora che mi dite? Come state passando voi la giornata? Scrivetemi qualcosina, fatemi interagire con voi. Mi dispiace vedervi in tanti che scrivono e poi non interagire con voi, una cosa brutta, no? Io sto provando. Marco, 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 dove sei? Marco, dove sei? Ecco qua, ecco qua! Marco! Buonasera, buonasera Marco! Vediamo un attimino, oppla! Un attimino, vediamo di... Oh, stavi bene, ma stavi bene prima, ti vedevo, okay, come vedi tu? Un attimo che provo a mettere... Ecco qua, un attimino, Marco, ti sto parlando. Innanzitutto io sto parlando con Marco Serpico, amico d'infanzia, amico di qualche corsa, tu eri il professionista, io ero il dilettante, però diciamo che... essendo montesi entrambi ci conosciamo da qualche annetto, no? Ma giusto due. Giusto due. Marco, allora che mi dici? Come state passando questo momento voi lì negli States? Diciamo che adesso la gente inizia a preoccuparsi un po' di più. Fino a poco fa onestamente se ne fregavano. Adesso purtroppo i numeri esagerati di gente contagiata e purtroppo i numeri delle vittime, stiamo quasi già a 6.600 decessi e la gente indubbiamente inizia a avere paura, ma allo stesso tempo comunque diciamo che i capoccioni, no? Se così vogliamo chiamarli, insistono ancora con a mettere davanti a tutto solamente l'economia e evitano del tutto il lockdown, come si usa dire, penso anche in Italia, con delle diciamo falsi aggiornamenti giorno per giorno, mettono credo che stanno mettendo in pericolo milioni di gente, milioni di americani, ogni giorno ripetono le stesse cose, dai sindaci ai governatori al presidente, cioè le misure che provano a dare loro servono a ben poco, cioè il classico tenete la distanza, lavatevi le mani, non toccate il viso, e via di. Adesso alcuni governatori hanno messo non il coprifuoco, ma hanno semplicemente detto per andare da qualche parte deve essere qualcosa di essenziale. Il problema è che per quello che hanno lasciato loro è tutto essenziale. Cioè basta essere fermato per strada, dove sta andando? A fare la spesa, vabbè, stammi bene. Dove sta andando? Marco, scusami, tu da che stato mi stai chiamando? Io sto dallo stato del Maryland a 20-30 minuti da Baltimore, la città di Baltimore. Anche qui ci sono persone purtroppo colpite da purtroppo questo maledetto virus. Onestamente oggi pomeriggio verso le 2:30 il governatore del Maryland parlerà di nuovo. Non sappiamo cosa dirà questa volta, ma anzi, a dire il vero, già in passato già hanno detto che potevamo solamente gli esercizi tipo il mio, i ristoranti in effetti, potevano vendere solo il carry out, la roba da portare, ecco. Ma onestamente sta diventando... Carry out e delivery, giusto?
Esatto, ma onestamente sta diventando pericoloso anche quello, perché non sappiamo mai, cioè io so benissimo quello che faccio io, posso dire anche quello che fanno i miei fratelli e sorelle, sì, casa e lavoro, e quello stiamo facendo. Ma onestamente, che ne so io cosa fa un altro dipendente, cioè, senti, ragazzi, senti, poi sono giovanissimo. Ti capisco Marco, guarda, purtroppo, a parte ti saluta Franco Ciaula e tanti altri amici, ciao, che sono qua in diretta, voglio dirti, io lo dico da un po' di giorni, perché purtroppo noi abbiamo questo cordone, no? Con gli Stati Uniti ci sentiamo molto americani, perché siete voi tutti montesi, quindi ci sentiamo veramente tanto lì, e ognuno di noi, tu sai benissimo, ha parenti, familiari, fratelli, sorelle, siamo, cioè, non si contano le persone che sono lì negli Stati Uniti. Quotidianamente io sento i miei cognati e gli dico, ragazzi, è difficile dirvelo, perché capisco che c'è un'economia diversa, c'è un casino diverso lì negli Stati Uniti, però se voi adesso non pensate realmente di chiudere, di stare in casa, non usciremo più, perché io sono convinto che se non esca l'ultima persona in tutto il mondo che sta bene, noi non usciremo nemmeno in Italia, perché sarà una ruota che continuerà a girare, capito? Esatto. Ti confido una cosa, perché proprio gli ultimi due giorni abbiamo discusso, no, tra mio fratello e mia sorella, diciamo, la famiglia, ecco. Indifferentemente da quello che il governatore del Maryland dirà oggi, noi dal nostro canto abbiamo già deciso al 90%, da lunedì in poi noi chiudiamo, perché la famiglia, la salute è la cosa principale. Abbiamo due ristoranti, due locali. Anche noi stiamo seguendo solo la via del carry out, ma probabilmente la prossima settimana chiudiamo del tutto e ci organizziamo in modo diverso, magari anche grazie all'aiuto di questa tecnologia che c'è adesso, limiteremo al limite il contatto tra i clienti quando riapriremo, perché onestamente a noi interessa la famiglia, certo, e la salute. Marco, voi siete una comunità grandissima, quindi se già tra di voi passa questa notizia, questo passaparola, no? Veramente riusciremo quanto prima almeno a vedervi qui in Italia per stare ad acqua morta, capito? Cioè a noi, esatto, questo preoccupa, amico mio. Non vedervi. Esatto, esatto. Noi, ripeto, attualmente, perlomeno nella zona, nessuno dei nostri paesani ha ancora fatto una scelta del genere. Probabilmente noi saremo i primi, e che non è nulla da vantarsi, ma speriamo che gli altri ci seguano, perché è l'esempio che porta gli altri con te. E se non ci fermiamo tutti, niente, non si va da nessuna parte. Purtroppo, ripeto, qua il governatore, il presidente, cioè tutto essenziale, cioè, per me, io lascerei aperti solo i supermercati e le farmacie, e invece qua la farmacia sta aperta, il supermercato ovviamente sta aperto, e il meccanico sta aperto, e la banca sta aperta, cioè sta tutto aperto, cioè, hanno chiuso solo la scuola, i casinò e i parchi. Ragazzi, è pandemia, bisogna stare in casa. Niente. Vabbè, comunque, senti, Marco, a me dispiace sentirti dopo un po' di tempo, ci siamo sentiti in qualche chat, però così a volo, e sì. Averci sentiti per questo problema, capito? Che ci sta facendo rivalutare tante cose, tanti valori, speriamo che sia di lezione tutto questo, che sia un qualcosa che ci porti poi. Adesso ecco, lasciamo la parte triste, iniziamo a parlare di altre cose. Qua il giorno in cui si ritorna di nuovo alla vita normale, questi ristoranti a che servono? Si sono imparati tutti quanti a cucinare. No, ma io sono d'accordo, lo dico a tutti quelli che stanno. Tutti i pasticceri. È la cosa che dico quotidianamente a quelli che fanno questa sera alle 18 pizza con i broccoli. Domani, cioè, ormai. Quando si torna alla normalità, qua è Samacis. Guarda, non immagino a me come mi manca non poter chiamare per avere una pizza a casa, poter andare in una paninoteca,
mamma, morde, cioè pure se tu puoi cucinarti a casa, no? Non ha sapore perché sembra che tu non l'hai pagato, anche se l'hai pagato di più e l'hai fatto peggio, no? Però non c'è. Sì, il fatto è che quando lo facevamo una volta ogni tanto a casa, allora era piacevole. Adesso per esigenze, dice no, ma io voglio andare fuori, voglio assettare, voglio pigliare la bica. Ieri ho fatto il pane, io. Così, era così. Ieri ho fatto il pane. No, io, anche se, ciao Nicola, ciao Antonio, anche se in effetti io qua adesso potrei farlo, onestamente non lo sto facendo, faccio casa e lavoro, e punto. È la migliore cosa da fare, quindi, però, ripeto, il dopo, che stiamo aspettando tutto il dopo, speriamo di raggiungerli tutto, ovviamente, speriamo bene, perché non si sa mai, però noi ci mettiamo del nostro meglio. Marco, ma visto che parlavi di dopo, no? La prima cosa che tu farai quale sarà appena finirà tutto? La prima cosa proprio ad istinto? Penso proprio che la prima cosa che vorrei fare è riabbracciarmi tutti quelli che purtroppo ultimamente non posso riabbracciare. Adesso anche qua, noi nel nostro piccolo ci siamo, uso il termine isolati, non si prendendo, però. Ognuno uno da noi, cioè io non passo a casa di uno, non si passa a casa dell'altro, nessuno viene a casa mia e via di seguito, che questa è la cosa giusta da fare. E quindi è difficile parecchio, che voi lo sapete meglio di me, che lo state facendo già da una vita. Quindi quello vorrei fare, soprattutto poi ovviamente venire lì ad abbracciarmi mia mamma, che la vediamo solo come, ecco, per telefono. Questa è la cosa buona della tecnologia, indubbiamente, e quindi spero di poterlo fare il prima possibile. Benissimo. E poi è così bello quando riuscivamo a prenderci in giro con il calcio, con lo sport, con queste piccole cose. Sì, adesso nemmeno quello possiamo fare, perché non c'è calcio, non c'è sport, non c'è niente. Ma no, in effetti diciamo che madre natura ci ha bloccati del tutto, ci ha fatto rendere conto, direi, comando ancora io. Allora qua c'è Antonio Appodiello, no? Un amico che è stato poco tempo fa qui in Italia, siamo stati un po' insieme, è stato bellissimo, e mi sta preparando una pizza per portarla a me, ma sta spedendo con un delivery, quindi credo che tra qualche giorno mangerò anch'io una vostra slice. La pizza americana, sì. Senti Marco, è stato veramente molto bello sentirti, vederti, ti vedo in forma. Piacere mio. Spero veramente, non è retorica, non è solo un modo di dire, ma spero veramente di vederti presto a Monte di Procida e farci una serata insieme, una bella birra. Assolutamente, niente di retorico oramai. Purtroppo è tutto vero quello che sta succedendo, e i sentimenti che la gente adesso sta tirando fuori sono veri. Prima potevano sembrare falsi, adesso invece no. A me mi conosce abbastanza bene, diciamo, allora, quindi figure. Io non ho filtri, mia moglie dice la stessa, io non ho filtri, io subito quello che c'ho, subito, e mi fa stare bene, proprio questo mi fa stare bene, perché non avendo filtri... mi sento libero, capito? Quando c'è una cosa che voglio dire, non riesco a dire, mi fa stare proprio male, non dormo la notte. È normale, perché poi non si è se stessi, quindi appunto. Io mi sento lo stesso, credimi. Cioè io, quando è sì, quando è no. Bravo, bravissimo. C'è poco da dire. Fai bene. Va bene. Deve stare così, continua a essere. Amico mio. Io spero di sentirti presto, una buona serata, salutami tutta la famiglia, lì tutti fratello, sorella, che sono tutti carissimi amici miei, e a presto. Grazie, a presto. Un abbraccio a tutti voi, domenica. Ciao, ciao Marco, ciao ragazzi, grazie. Marco Serpico, anche Marco Serpico è entrato a far parte di questa diretta. Io voglio fare un'ultima... Oppala, ecco qua. Voglio fare un'ultima telefonata, sperando di beccarlo, perché capisco che non è facile per chi lavora sul campo, non è facile. Nel frattempo saluto Antonio che mi tira la pizza, poi chi c'è più?
Ciao Marco, che tutto va bene. Nicola Del Vaglio, che non ha visto, ma Nico mi deve scusare, non ho visto prima il messaggio. Voglio provare. Vediamo un attimino, scusatemi. Oppla. Oppla, Gennaro. Non c'è. Ragazzi, io volevo provare a chiamare un amico che non vedo in linea. Vediamo un attimino se sta su WhatsApp. Perché vorrei chiudere con lui, che è una cosa abbastanza interessante da ascoltare. Oppla, chi c'è? Ecco qua. Ciao Domenico, buonasera. Beh, sono tanti, ragazzi, ma se volete intervenire, chiamate, meglio. Io rispondo a tutti, non è mica una linea privata, assolutamente. Ognuno di noi può tranquillamente intervenire. Vediamo un po'. Prova a chiamare Gennaro del Giudice, ragazzi. Non è facile, forse non mi becca, ovviamente lui sta lavorando, raga. Io ci provo sempre perché Gennaro, buonasera. Buonasera, sono Domenico Mazzella. Ti ho incastrato in diretta per 2 minuti nella mia diretta Facebook. Buonasera, Gennaro. Sì, ciao. Mi sono Ciao, che buonasera. ti ho beccato in un momento difficile. Sì. No, assolutamente, assolutamente. Tu mi senti? Sì, io ti sento bene, se tu mi senti pochino non fa niente, ma io ti sento bene e vai benissimo in diretta, No. perché io ho il viva voce, quindi sono un po' distante. Io sto parlando con Gennaro del Giudice, Cronache Flegrea per capirci, e poi collaboratore con tante riviste, tanti quotidiani, tra cui Il Mattino e tanti altri, giusto? Gennaro, Sì. tu sei impegnato prevalentemente sull'area Flegrea. Oggi cosa c'è di nuovo? Cosa c'è di nuovo? Come stanno andando un po' le cose? Guarda, allora, dopo, vabbè, i fatti di domenica che hanno tenuto, diciamo, le scene praticamente della cronaca nazionale per diversi giorni, quella festa Sì. in piena, praticamente sì, nel rione di Via Napoli, la città comunque ha risposto. Ieri c'è stata una richiesta da parte di assessori, consiglieri comunali, dello stesso sindaco di Pozzuoli alla Procura della Repubblica di Napoli per un attimo capire se ci sono gli estremi anche per una denuncia penale nei confronti di quella ventina di persone, 20, massimo 50 persone che hanno partecipato a questa festa. Perché dovete sapere che al momento sono state sanzionate per quei fatti solo 4 persone. C'è una multa praticamente di €400 che dovranno pagare e una segnalazione all'ASL. Diciamo, rispetto a quello che comunque in questo momento è la situazione e l'emergenza, è sembrato un po' poco, come tra virgolette chiamavano la punizione. Quindi si è voluto dare un segnale forte e ci sarà fatta questa richiesta per un attimo cercare di capire se ci sono gli estremi per andare oltre alla semplice sanzione. Ma tu... E allo stesso tempo poi l'ente procederà per il danno d'immagine arrecato, visto che comunque questo è un fatto che in qualche modo ha portato la città di Pozzuoli alle alla cronache, sì. ribalta, dico sì, delle cronache nazionali. Ma tu Allo stesso tempo adesso, dimmi, dimmi. No, vai, continua. Allo stesso tempo la Protezione Civile sta lavorando quotidianamente, notte e giorno, per assistere alle famiglie che comunque hanno necessità sul territorio. C'è una, diciamo, è partita una macchina di solidarietà anche bella, complessa, articolata, che sta raggiungendo nei vari quartieri della città le famiglie e tutte le persone che comunque in questo momento hanno veramente bisogno di generi di prima necessità. Cioè, questo si sta facendo un po' in tutta l'area ed è molto bello. Ma tu ti sei chiesto come mai abbiano fatto questa cosa? Cioè, da cosa è partita questa cosa? Voler dimostrare che loro erano persone che possono fare tutto? Non lo so, io non riesco a concepire. Che hanno voluto dimostrare Guarda, facendo questo? no, più che un atto dimostrativo, perché non volevano dimostrare a qualcuno
di poter fare o di poter trasgredire. È stato un atto di inaudita superficialità, un qualche cosa che tra l'altro poi abbiamo saputo che loro fanno diciamo quasi ogni domenica, anche quando diciamo nei periodi di non emergenza loro la domenica pomeriggio scendono nel rione con musica, canti, balli, quindi diciamo era un po' un fatto quasi tradizionale. Okay. Ovviamente fatto nei giorni di emergenza e rappresenta ecco la superficialità, ahimè, dei protagonisti di questa festa, che poi hanno messo a repentaglio soprattutto anche proprio la loro salute. Sicuramente, indubbiamente, è stato un atto di incoscienza proprio assurdo. Vabbè. Senti, Gellama, tu che sei un pochettino più vicino un po' a tutte le macchine pure politiche, mediche, che sei sul campo, e quindi ti ringraziamo anche per il servizio e per tutto quello che stai facendo, che sei da ammirare e da applaudire. Volevo chiederti quello che senti tu, cosa prevedono, cosa dicono, cioè c'è qualcuno che riesce a dare più o meno una fine, oppure tu la vedi come me, diciamo, da persona che sta in casa e dici a come viene? Allora, guarda, io sto iniziando a vedere la luce in fondo al tunnel, come si suol dire. Adesso però è necessario comunque continuare a tenere alta l'attenzione e rimanere in casa, perché abbiamo visto che basta concedere poco, purtroppo, che su questo dobbiamo fare un po' tutti, mea colpa, basta che qualche piccola apertura che c'è chi si prende il dito tutta la mano, no? Come si suol dire. Certo. Quindi in questo momento le amministrazioni, parlo di Pozzuoli, ma anche in generale, ma possiamo arrivare pure anche all'organo regionale, stanno cercando proprio di tenere, di non far abbassare la guardia, nonostante il trend sembra che stia iniziando a calare e sembra che comunque, ripeto, i casi, perché poi tutto sommato, se vogliamo fare un bilancio, a Pozzuoli abbiamo 30, se non erro, 32 casi, 33 casi, ahimè, purtroppo, però, che comprendono anche 5 decessi. Monte di Procida ne ha uno solo, fortunatamente. Quarto pure siamo sull'ordine dei 10-12. Bacoli pure non è, sono poche unità. Quindi fortunatamente, nonostante in Italia il picco sia stato raggiunto, qua comunque stiamo continuando a mantenerci su numeri, poche unità, così. Se facciamo una somma in tutti i campi flegrei, certo, non superiamo le 60 forse, esatto, quindi sì, siamo lì come però esatto, però bisogna in questo momento continuare a rispettare queste restrizioni rigide, che ovviamente immagino la gente purtroppo non riesce più a sopportare, perché poi rimanere chiusi in casa un mese con tutte quelle che poi sono le conseguenze per i piccoli imprenditori, purtroppo i lavoratori a nero, e che immagino continueranno ad essere devastanti, non è facile. Però, ti ripeto, vedo da parte loro comunque anche una volontà di fare un certo terrorismo psicologico sano, proprio per tenere la gente in casa. Perché veramente in questo momento non bisogna assolutamente abbassare l'attenzione. Sicuramente, me ne sono convinto che pure dopo, non appena finirà, sarà pure comunque difficile anche da parte nostra riprendere quasi normalmente il contatto con altre persone. Cioè, perché io la ripresa sarà lenta. Ogni 10 giorni per fare un acquisto, sai, per fare quegli acquisti cumulativi e poi rientrare, mi è proprio difficile pensare di avvicinarmi a una persona che conosco. Guarda, è qualcosa di incredibile, no? Sì, la ripresa sarà lenta, sicuramente la ripresa sarà lenta e le restrizioni continueranno ad esserci. Immagino discoteche, sì, che credo siano per antonomasia uno dei luoghi di maggiore aggregazione, soprattutto quelli più a rischio. Immagino che veramente ce ne vorranno di mesi per vederle di nuovo riaperte. Il ristorante, anziché, non so, avere 50 tavoli, magari ne avrà 5, 10, a distanza di sicurezza, un po' come stavano facendo prima delle restrizioni totali del mese scorso. Sicuramente, ripeto, la ripresa sarà molto difficile. Io prima parlavo con Mario Contolo in diretta, eppure lui ovviamente che è impegnato pure con i suoi centri sportivi, o meno piscine e tutto il resto,
e ovviamente qua si parla di qualcosa che se ne parla dell'anno prossimo, quindi è duro. Vabbè, Gennaro, io prima di lasciarti ti faccio una domanda che faccio un pochettino a tutti. Cosa farai tu non appena tutto finirà? La prima cosa che farai quale sarà? Guarda, io da giornalista spero di raccontare. Sto raccontando, diciamo, questo momento nero, buio, e allo stesso tempo racconterò ecco, la felicità di tante persone che finalmente potranno riabbracciare i propri cari, potranno ecco, ritornare in strada a passeggiare con i propri figli. Spero di fare questo, cioè sarà la prima cosa che farò, ti dico la verità. Bellissimo. Gennà, io ti ringrazio veramente tanto, mi scuso ancora se ti ho disturbato, però assolutamente no. Allora, io volevo chiamarti l'altro giorno proprio nel pieno del caos di Pozzuoli e avevamo questa piccola diretta, però ovviamente preso dalle tante cose capisco che il momento era proprio difficilissimo, però meglio così, l'abbiamo detta con un pochettino di tranquillità, l'abbiamo vissuta in modo diverso, altrimenti si poteva sforare in altre cose. Grazie a te, grazie mille, veramente. Buona serata e a quando vuoi, sì. Grazie. Sì, ciao, buon lavoro, ciao. Grazie a Gennaro, è stato Gennaro il giudice, cronoprobe. Ragazzi, abbiamo superato abbondantemente anche oggi la nostra oretta di diretta, io vi do appuntamento a lunedì, però voglio provare domenica sera a fare qualcosina di un po' più divertente. Se mi riesce proverò ad avvisarvi ovviamente con i vari post e ci vediamo semmai domenica sera, va bene? Grazie a tutti, buona serata, forza Napoli sempre e restate a casa, raga, oggi più che mai restate a casa perché iniziamo a vedere la luce. Buona serata.